vediamo dove è andato e cosa ci racconta il nostro Massimo Tosi. Cuore quantico. Cari amici di Una Mattina Estate, oggi un bel borgo vicino a Roma volevamo trovare e quindi Cineto Romano siamo venuti a visitare. Tra il verde rigoglioso e la bellezza dei vicoli, questo borgo ci regala la magia del tempo passato, con tutta la genuinità e simpatia dei suoi abitanti. Lei di Cineto Romano? Sì, guardi. Ma come si vive qua? Si vive bene, l'aria, l'ambiente. Cosa l'ha colpita particolarmente? Le viette, le porticine. Tutti questi fiori meravigliosi. Questi fiori, è carina. Oggi voglio scoprire bene questo borgo. Dove vado? So che c'è un castello. Sì, il castello qua sopra, il castello degli Orsini. C'è la leggenda. Del castello? Non lo so, c'è sempre una leggenda, sì, una principessa. La principessa c'era, però dopo si è sposato un poraccio e ha perso il titolo. Povera, e ha venduto il castello. Ha venduto il castello. Ma adesso non è che si aggira come fantasma. È un fantasma. Ah, davvero? Sì, voi se aspettate che andate via presto. E a Cineto Romano anche il prestigioso premio nazionale di pittura Charles Enrico Coleman, con tutte le opere dedicate a questo fantastico borgo. Ottava edizione creata dall'associazione culturale Il Segnalibro, con l'intento di promuovere attraverso la pittura la conoscenza di questo territorio, la Valle dell'Aniene, con vedute e scorci dei suoi centri urbani. Giampiero Pierini, vincitore per la giuria popolare, vero? Cosa vediamo in questa sua opera? Questo è un quadro che rappresenta la Valle del Tevere a Nazzano. Bellissimo. Che parte un po' dall'alto e poi va fino all'orizzonte. Anche perché mi hanno detto una frase carina per chiudere il servizio. Roma caput mundi, Cineto secundi. Grazie. E nessuno come il nostro Massimo Tosi racconta con questa bonaria ironia le bellezze dell'Italia.